Salve a tutti ragazzi, oggi voglio fare un video dedicato alla pesca spinny, ma in particolare voglio rispondere a una delle domande più frequenti fatte da chi comincia a pescare a spinning o chi lo sta facendo da un po' di tempo. Ossia, è normale che quando andiamo a spinning sia così difficile catturare le prede e spesso si torni a mani vuote, quindi si collezioni una serie di cappotti, per utilizzare un termine tecnico così elevato? Prima di rispondere a questa domanda voglio raccomandarvi una cosa e tranquillizzarvi sul fatto di non guardare troppo le foto che vengono pubblicate sui social, Instagram, Facebook e altri, di catture enormi e fatte ogni giorno. Vi spiego perché. Innanzitutto ci sono delle persone che hanno la possibilità di pescare tutti i giorni in posti dove il pesce c'è e quindi è ovvio che riescano a realizzare delle ottime catture conoscendo molto bene il posto dove pescano. Spesso la foto non è lo specchio della realtà, non fatevi ingannare da quelle foto che rappresentano pesci giganti, spesso la taglia non è quella che viene indicata e molto spesso i pesci sono stati presi con altre tecniche oppure spacciati per pesci diversi quando in realtà è sempre lo stesso pesce. Ma non dobbiamo stare a guardare gli altri, noi dobbiamo pensare a noi, stare bene e fare un tipo di pesca che ci piace di più di tutti. Ma veniamo alla nostra domanda. Purtroppo sì, quando andiamo a spinning è molto facile fare un cappotto, quindi non pescare nulla. I maligni e i superbi diranno che in realtà non siamo capaci a pescare. Non è assolutamente vero. Chi pesca bene a spinning sa benissimo che anche se le condizioni sono perfette, anche se il pesce potrebbe esserci, molto spesso si torna a casa a mani completamente vuote, con un bel cappottone. Tuttavia cercherò di aiutarvi in questo percorso con una serie di video a partire da questo, dove cercherò di spiegarvi quelle che sono alcuni consigli, alcune tecniche per limitare la possibilità di fare cappotto. Ma state sicuri che sicuramente i cappotti li farete, su questo non c'è dubbio. Ma veniamo a questo video. In questo video voglio farvi capire il perché in realtà è sia così facile fare cappotto quando si pesca spinning. Innanzitutto, le prede dello spinning non sono le prede di altre tipologie di pesca. Mentre al surf casting noi possiamo insidiare dal cefalo piccolo così fino alla ricciamia di 50 kg, in realtà a spinning questo non è possibile perché le nostre prede sono principalmente i predatori marini. Quindi in primis la spigola, che è l'unico pesce che possiamo dire che è presente tutto l'anno sul nostro territorio. Poi pesci serra e barracuda, che sono presenti ancora stagionalmente, mentre in altri luoghi stanno diventando più stanziali, e tuttavia però li possiamo trovare solo in alcuni luoghi. Poi ci sono tutte quelle specie che in realtà le possiamo insediare solo per alcune settimane perché sono molto stagionali, come le lampughe, gli alletterati o le ricciole. E ci sono poi quei piccoli incontri occasionali, come potrebbero essere i dentici oppure le lecceamia, che però non sono presenti ovunque e ovviamente non possiamo considerare come una statistica. Quindi diciamo che lo spinning durante tutto il corso dell'anno è indirizzato principalmente alla spigola e ai fortunati che li hanno, il pesce serra e i barracuda. E da qui ci fa capire già che siamo molto limitati nella nostra azione di pesca, quindi non abbiamo tutte le prede possibili, siamo molto limitati solamente ai predatori. Un altro fattore che ci impedisce di fare delle catture frequenti è il tipo di esche che utilizziamo. In effetti noi utilizziamo di solito delle esche artificiali e spesso di grandi dimensioni. Questo fa sì che innanzitutto ci sia una grande selezione a monte, quindi tutta la minutaglia andiamo ad escludere e per questo andiamo soltanto ad insidiare di solito delle prede di buone o di grandi dimensioni. Ma soprattutto c'è un fattore molto più importante: un'esca artificiale non avrà mai lo stesso potere catturante di un'esca naturale. In effetti noi possiamo insidiare il pesce solamente quando è in caccia e vi ricordo che è in caccia per alcuni brevi momenti della giornata e non sempre. In realtà quando invece poi utilizziamo altre esche naturali, come ad esempio un verme d'arenicola, una sarda, un calamaro, questi, anche se il pesce non sta propriamente cacciando o mangiando in quel periodo, hanno la capacità di sprigionare degli odori, dei profumi e delle sostanze chimiche in acqua che comunque attirano il pesce e ne scatenano la frenesia alimentare. Ho fatto un video sulla pastura, vi metterò il link qui sopra, dove si vede come il pesce, che in quel momento non è attivo, in realtà si attivi in maniera immediata. Un'altra cosa che ci può ingannare della pesca spinning è la consapevolezza, o può meglio, la credenza che la pesca spinning sia una pesca molto semplice rispetto ad altre tipologie di pesca. Basta prendere una canna, attaccarci su un'esca e andare lì e fare due lanci. Non è assolutamente così, ragazzi. Purtroppo la pesca spinning è molto più complessa di quello che sembra. È vero, non dobbiamo fare delle montature, non dobbiamo scegliere il galleggiante o mettere dei piombini, né tantomeno riuscire a innescare l'esca in maniera corretta.
però vi posso garantire che cominciare a pescare a spinni senza avere un'importante esperienza pregressa ci limiterà enormemente. Per questo non dovete sottovalutare lo spinning. In realtà lo spinning è molto più complesso di quello che sembra, ve lo farò vedere nei prossimi video, dove vi farò capire come la conoscenza della propria attrezzatura, di come si muovono le esche, ma soprattutto capire dove e quando lanciare, sono fondamentali. In realtà lo spinning non è una pesca semplice, bensì si può definire una pesca veloce. È innegabile che a casa basta aver pronta una cannettina con un'esca già installata, si va a mare e in 5 secondi si è pronti a lanciare, cosa che in nessun'altra tipologia di pesca è assolutamente possibile. Ma se questo secondo me è un vantaggio enorme della pesca a spinni, perché persone come me che comunque lavorano e sono molto impegnate ci consente di andare a pesca anche in quel piccolo ritaglio di tempo, in realtà fa sì che la statistica sui cappotti sia enorme, perché comunque, visto che andiamo a pesca anche per 10 minuti, anche per mezz'ora, è ovvio che spesso andremo quando le condizioni non sono buone e quando si ha quasi la certezza di andare in bianco. Però tuttavia, secondo me questo non deve essere un problema. Per quale motivo? Perché è un tipo di pesca che ci consente di essere subito in pesca, di sfruttare qualsiasi secondo. È comunque una pesca dinamica, una pesca attiva. E sapete che vi dico, anche se non si pesca nulla, chi se ne frega, guardate che bel mare. Stiamo qui, ci godiamo, ci facciamo una ventina di lanci. E non è importante pescare per forza il pesce, anche perché vi dico una cosa, quando comincerò a spiegarvi il modo in cui cercare le condizioni, in cui trovarle e tutto quanto, se vorrete veramente andare quasi al sicuro ogni giorno, dovrete comunque limitare moltissimo le vostre uscite. E secondo me questa non è una cosa corretta. Prendete la canna e andate a mare. Ragazzi, con oggi abbiamo finito. In realtà questo video non si ferma qui, seguiranno degli altri video dove vi spiegherò come cercare di limitare la possibilità di fare dei gran cappotti, spiegandovi le condizioni migliori, spiegandovi come utilizzare le esche, ma soprattutto come scegliere il posto. E lo farò utilizzando dei metodi molto accessibili a tutti. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete aiutarmi a condividere questo video, a far espandere il canale, mi raccomando, mettete un like e condividetelo con gli altri. Ci vediamo alla prossima. Ora lo sai, vi dico, mi godo il mare, mi faccio dei lanci e chi se ne frega se non prendo nulla. Ciao!